Un attentato si è verificato in una delle maggiori mete turistiche della Thailandia, Hua Hin, nella notte di giovedì. Il bilancio parla di due morti, tra cui una donna di origine thailandese, e molti feriti che non versano in gravi condizioni. Tra di loro anche due italiani, un ragazzo di 21 anni ed un uomo di 51. Il primo è stato curato per ferite minori, mentre il secondo è stato colpito alla schiena da una scheggia. Operato d'urgenza, le sue condizioni non destano preoccupazione. La doppia esplosione è avvenuta in una via nota per il suo mercatino turistico. Tra le varie ipotesi c'è anche quella del separatismo islamico del sud, ma c'è anche la possibilità che potrebbe verificarsi, ossia quella che sia stata un atto politico. Domenica scorsa il paese ha approvato una controversa costituzione via referendum. Mimmo Siena, Speciale News.